Daru piace Lega Hyrule. Ciao a tutti, da Emanuele di Lega Hyrule. Dopo averne fatto l'analisi, in questo video coglieremo i dettagli del primo trailer di Echoes of Wisdom. Il gioco utilizza lo stesso stile grafico, ma non necessariamente lo stesso motore, del remake di Link's Awakening, pubblicato nel 2019. Notiamo che Link è ritornato correttamente mancino. Link indossa un cappuccio, che si toglie e lancia via come nel primo trailer di Breath of the Wild. Il motivo rappresentato sul retro differisce da quelli presenti sui cappucci di Link e Zelda dai due titoli per Switch. Più avanti vedremo che anche Zelda indosserà un cappuccio. Sembra trattarsi dello stesso cappuccio, dato che anche il di lei presenta il medesimo motivo. Forse lo raccoglierà poco prima di fuggire dallo squarcio che si apre nel luogo dove era stata rinchiusa. Link ha con sé il tradizionale scudo Hylia, ma non impugna la spada suprema. Questa spada, inoltre, non è la stessa raffigurata nell'illustrazione ufficiale presente anche sulla copertina del gioco. La forma delle ali della spada ricorda molto l'icona del compositor di Tears of the Kingdom. L'arco di Link è del medesimo colore verde acqua come la spada, e anch'esso presenta decorazioni a greca. L'aspetto di Ganon richiama quello già visto in A Link to the Past, negli Oracle e A Link Between Worlds. Ganon possiede un tridente, come nei titoli già citati, oltre che in Four Sword Adventures, nel quale lo ottiene, e Link's Awakening. Ricamati sul mantello vi sono stilizzati un tridente e quello che pare essere il volto stesso di Ganon. Oppure potrebbe rappresentare ciò che accade dopo. Dal tridente conficcato nel pavimento si apre uno squarcio dimensionale, nel quale Link precipita. Dopo essere stato sconfitto, Ganon viene avvolto da un'aura violetta. Ciò può significare che egli ha un legame con il mondo al di là dello squarcio. Dopo che Zelda è fuggita da, probabilmente, il luogo in cui era rinchiusa, l'espansione dello squarcio si ferma. Al suo interno vediamo dei pezzi di terra su cui sono presenti delle piante, erba o cespugli. Forse essi sono quelli caduti dentro da Hyrule e non originari di quella dimensione. Vediamo aprirsi un nuovo squarcio nel quale precipita una donna. Mentre la donna precipita, essa sbianca. A Link non sembra essere successo di sbiancare, ma può anche essere dovuto al fatto che le direzioni delle inquadrature sono diverse. Link era ripreso raso terra, mentre questa donna dall'alto. Probabilmente questo sarà un filmato iniziale, quando gli squarci si apriranno per tutta Hyrule. Gli squarci si apriranno anche nel corso dell'avventura in alcune zone. Qui vediamo che Zelda fugge da uno squarcio che sta consumando un luogo difficile da individuare. Forse si tratta del molo sotterraneo del castello. Da qui non potrebbe fuggire, se non tuffandosi nell'acqua, oppure, se possibile, facendo apparire un tavolino da utilizzare come zattera. In certi punti, gli squarci saranno talmente vasti da distruggere il territorio di Hyrule, come in questo caso. Quello che una volta era un fiume, adesso è una serie di blocchi d'acqua. Zelda sta navigando sopra uno squarcio. Cosa significa? Perché la barchetta non affonda finendo nell'altro mondo, come è capitato allo steccato bianco che possiamo vedere qua giù? Osservando Hyrule, notiamo una forte somiglianza con la mappa di A Link to the Past, e quindi di A Link Between Worlds. Al centro della mappa si trova il castello di Hyrule. Di fronte a esso si può notare una casetta con il tetto rosso. A ovest è presente una nuova costruzione, forse una fortezza o una serie di pilastri molto simili a questo più ravvicinato. A est un'area trapuntata di rocce, che conduce verso il Palazzo dell'Est, in alto a destra, con il percorso di montagna già visto in A Link to the Past e Between Worlds, con tanto di arco all'accesso dell'area. Un altro possibile dungeon è questa grotta in mezzo al lago Hylia. In A Link to the Past vi risiedeva Venus, la regina delle fate, mentre in A Link Between Worlds vi è il Palazzo del Vento.
Vicino a essa è presente una scultura conica. Sopra di essa è incisa una serie di punti e linee simili a quelli presenti sulle pareti della stanza e sopra la roccia presso la quale Zelda è tenuta prigioniera da Ganon. La rincontreremo nel corso del trailer, illuminata. Forse sarà un punto di teletrasporto. Vediamo che è presente anche nella minimappa in basso. Si vede poco, ma è possibile notare che da sotto di esso fluisce un alone circolare giallo. Lo si vede di più in quest'altra scena. Una differenza rispetto alle mappe dei giochi citati è questo enorme vulcano a nord-ovest, assente in A Link to the Past e A Link Between Worlds, perché il vulcano Monte Morte è posizionato a nord-est. Notate anche la conformazione dei suoi versanti. I monti orientali hanno profili più squadrati. Forse il Monte di Ebra si potrà scalare con relativa facilità, mentre il Monte Morte richiederà un grande utilizzo delle repliche, come mostrano queste scene. Notate come il vulcano Monte Morte sia dedicato all'elemento fuoco e il Monte di Ebra all'elemento ghiaccio. Anche se non sono stati mostrati nel trailer, forse sul Monte Morte incontreremo i Goron. Chissà se a Ebra risiedono i Rito. Qui in basso è presente l'ingresso a una grotta a cui potremo entrare facendo esplodere il masso con una bomba. Zelda pare trovarsi su questo promontorio. Il villaggio Calbarico non è presente, ma perché è fuori dall'inquadratura, dato che dovrebbe essere posizionato più o meno qui. Una cosa che però manca è la casa di Link, che dovrebbe trovarsi più o meno qui. La casetta dal tetto rosso la ritroviamo qui, colpita da uno squarcio che la rende inaccessibile. Questo villaggio è il borgo di Hyrule, lo si evince dalla fontana che si erge al suo centro, da Twilight Princess in poi. Ma lo si deduce anche dal fatto che è circondata da mura, mentre Calbarico è un villaggio aperto. E queste scale, che si allungano ai lati, potrebbero essere quelle che conducono all'interno del castello. Il fatto che all'interno delle mura sia presente una città rende le dimensioni del castello, e di conseguenza dell'intero mondo, molto più grandi. Una casa è stata colpita da uno squarcio che la rende inaccessibile. A nord di essa si vede un galletto segnavento che in A Link Between Worlds permetteva di salvare il gioco, ma che era presente anche a Calbarico in A Link to the Past. Calbarico potrebbe essere questo villaggio con il mulino, richiamo a Ocarina of Time, presente sia nell'illustrazione ufficiale sia sullo sfondo nella scena con il mercante Deku. Non vediamo Calbarico nel trailer, ma l'area a est che è cambiata rispetto ad A Link to the Past. Ma ci sono ancora il pozzo, la parte finale del laghetto e quello che potrebbe essere un recinto per gli animali. Forse ci sarà un minigioco di recuperare le cocò scappate in giro per il villaggio. Nella minimappa scorgiamo l'arco d'accesso a Calbarico e dentro il recinto c'è un edificio, di cui nella schermata vediamo solo l'ombra. Scorgiamo il mulino in questa minimappa, nell'angolo a nord-est di Calbarico, segno che il villaggio si trova proprio ai piedi del Monte Morte, come in Ocarina of Time. E qui, a differenza di A Link to the Past, non c'è più il bosco proibito, sostituito interamente dal vulcano. Qui a destra si vede una grotta, il cui ingresso è evidenziato da una coppia di torce. Chissà dove condurrà. In una zona lacustre vediamo edifici in cui potrebbe risiedere una delle due razze Zora presenti nel gioco, forse gli Zora Verdi. L'edificio a destra potrebbe essere un negozio, dato il simbolo di una sacca presente sopra di esso. Non li definiamo Zora cattivi perché non sappiamo se sarà così come nei primi giochi, dato che in A Link Between Worlds si mostrano alleati di Link. E non li chiamiamo Zora di fiume perché tale definizione è valida solo in Oracle of Ages, dato che in tutti gli altri giochi, anche quelli che sono gli Zora buoni o Zora di mare, abitano presso i fiumi. Gli Zora verdi somigliano a quelli presenti in A Link to the Past, compreso il Re Zora. Piccola curiosità, tra le bozze per Breath of the Wild compaiono già entrambe le razze,
Chissà se il simbolo degli Zola Verdi sarà il simbolo di Nairu capovolto, analogamente all'occhio Shika per il clan Yiga. Lo spiazzo in cui si trova l'albero Deku, analogo a quello di Ocarina of Time, sembra essere quello in cui scompare il ragazzo con l'ocarina. Ai piedi dell'albero Deku si trova un altare su cui è rappresentata la Triforza, simile a quello di Breath of the Wild. In Breath of the Wild, Reroam dice che l'azzurro è tradizionalmente il colore della famiglia reale. Per questo i cinque campioni indossano tutti un accessorio di quel colore, come anche la sciarpa indossata da Link in Hyrule Warriors. Ma in Echoes of Wisdom, i gonfaloni appesi a fianco del varco d'ingresso del castello sono di colore rosso. L'aspetto degli abiti principeschi delle principesse Zelda si basa su un unico prototipo, ma questo, in particolare, ha dei dettagli che richiamano gli abiti visti in A Link to the Past e A Link Between Worlds, quali il diadema e gli accessori attaccati alla cintura. Il tabarro, molto semplice dato lo stile grafico del gioco, ricorda molto di più quello della principessa di Forsworld Adventures. Zelda si trova in una cella insieme alla fata Tree, che l'accompagnerà per tutto il gioco. La forma di Tree è peculiare. Le fate di Zelda di solito hanno questo aspetto. Tree somiglia a un Metroid, ma somiglia anche al pendente che Ganon porta appeso al collo, mentre nelle illustrazioni degli altri giochi indossa un teschio. Sopra la testa, Tree ha dei triangoli. Essi servono per utilizzare il potere del bastone di clonare gli oggetti che dona alla principessa. Ogni oggetto, per essere evocato, consuma un certo numero di triangoli. Quindi, quanti oggetti potranno essere evocati contemporaneamente dipenderà da quanti triangolini avrà Tree sopra la testa. Gli oggetti clonati manterranno le loro caratteristiche originarie. I mostri attaccheranno e i letti permetteranno di riposare per recuperare l'energia vitale. La porta della cella è chiusa. Forse Zelda è stata rinchiusa e non è entrata di sua volontà. Forse è la fata Tree a essere entrata in cella per salvare Zelda. Qui Zelda indossa gli abiti principeschi, mentre in A Link to the Past in cella indossava abiti comuni. Questo ci spinge a ritenere che Zelda sia entrata di propria volontà in cella, ma per ora non possiamo saperlo con certezza. Conoscendo i poteri del bastone di Tree, supponiamo che Zelda clonerà il tavolino per fare pratica. Ma poi, come farà a uscire dalla cella? Zelda esce dal castello incappucciata. Non indossa più l'abito reale, ma uno simile a quello civile della principessa di A Link to the Past. Ciò significa che Zelda, nel castello, ha avuto tutto il tempo di cui aveva bisogno per cambiarsi, senza che nessuno le dicesse niente. Zelda indossa il cappuccio che era di Link, forse per non essere riconosciuta dalle guardie, perché altrimenti la riporterebbero in prigione? No, non sembrano essere corrotte da una magia malvagia. Anche perché in questa scena si inginocchiano davanti a lei. Forse c'era la propria identità, perché altrimenti le guardie le impedirebbero di andare in giro da sola, mettendosi in pericolo. Le guardie indossano uniformi simili a quelle dei soldati di Hyrule Warriors, a loro volta ispirate a quelle di Twilight Princess. Vedete come la saga di Zelda sia un continuo accumulo di dettagli che arricchiscono i titoli successivi. Per finire, abbiamo provato a realizzare questa immagine, che illustra dove potrebbero trovarsi i vari luoghi mostrati nel trailer. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando i vostri commenti qui sotto al video e mi raccomando, continuate a seguirci. A presto!